Non so, la misura della manovra dovrà essere valutata in relazione a molti elementi, all'andamento dell'economia, quale verrà rilevata dall'Istat, in relazione agli obiettivi che insieme concorderemo in termini di riduzione soprattutto della pressione fiscale, in relazione agli accordi con l'Europa. Io confido soprattutto che si possa ottenere da Bruxelles di non dover aggiungere spesa pubblica italiana per usare i fondi europei. Il cosiddetto cofinanziamento nazionale deve poter essere non più obbligatorio per poter usare fondi che derivano poi da versamenti dello stesso Paese membro. Queste sono una serie di variabili. Poi c'è, non lo so, ancora l'andamento del collocamento dei titoli pubblici che per fortuna ha un onere che sta ascendendo. Sono diverse le variabili che dovranno essere esaminate, quel che conta è riuscire a mantenere il rispetto degli impegni che abbiamo con l'Unione Europea e a sostenere la crescita, soprattutto in termini di meno tasse.